nuova puntata di Patrimonio Italiano Solo, esclusivo TG degli italiani all'estero, anzi l'unico TG degli italiani all'estero. E in studio con me anche Maggie Pilla da Roma e Angie Valentino da New York City. Ciao ragazzi! Ciao Angie! Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tanti auguri, Angie! Happy B-Day! Grazie, ragazzi! Sto invecchiando anche io, invecchia anche la vostra Angie, ebbene sì! Angie, come hai festeggiato il tuo compleanno? Ma in realtà sono andata a cena con un'amica e in realtà stasera festeggerò veramente il mio compleanno con le mie colleghe di lavoro. Perfetto, ottimo, e quindi ci fa piacere che da Patrimonio Italiano TV, da tutti gli italiani all'estero, ci sia anche il tuo buon compleanno, Happy Birthday! E allora, apriamo questa speciale puntata del Patrimonio Italiano Show con un evento che si è tenuto, Gigi, proprio a Napoli, al Museo Archeologico Nazionale, la proiezione del docufilm Enrico Caruso, The Greatest Singer in the World, di Giuliana Muscio. All'evento era presente anche Luigi Maria Vignali, il direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie della Farnesina. Esatto, Mike, veramente una bella iniziativa, proprio in linea con la volontà del Ministero di riavvicinare sempre di più gli italiani all'estero, sia per tornare in Italia per semplice turismo, ma anche per tornare in Italia magari con un'esperienza da mettere a servizio dell'Italia. Ma vediamo il servizio. Si dice a volte, no, per alcuni monumenti, la Venere svelata, noi potremmo dire il Caruso svelato, perché il documentario, la mostra ci mostra una figura davvero poliedrica di questo grandissimo tenore, non solo l'uomo di musica che ha fatto grande la lirica italiana, ma una figura davvero eccezionale, che ha attraversato la sua epoca in tanti modi, come artista, e non solo nel campo della musica, come poi vedrete, come uomo pubblico, famoso, come attore, come italiano all'estero, e che questa è ovviamente la figura che più interessa a me, e per questo abbiamo colto immediatamente la proposta della professoressa Muscio, perché ci interessava un italiano all'estero che ha saputo cambiare gli stereotipi dell'italiano all'estero. Immaginate l'epoca di Caruso, a New York gli italiani all'estero erano quelli con le valigie di cartone, erano quelli di Ellis Island, erano quelli di Boccolino, con una rappresentazione appunto molto stereotipata e anche denigratoria in qualche modo del nostro paese. Caruso è stato il primo grande italiano all'estero che ha sovvertito questi stereotipi. Di italiani all'estero ce ne sono tanti, molto più oggi che all'epoca, sono diventati 6 milioni e mezzo di italiani all'estero. Noi diciamo sempre la seconda regione d'Italia, sono energie in movimento. A noi interessa rappresentare anche a questi italiani un modello di italiano che ha avuto successo ma non ha mai dimenticato la sua patria, le sue origini, Napoli, che Napoli ha continuato a rappresentare attraverso le canzoni. Vedete che c'è un elenco interminabile di successi napoletani portati proprio da Caruso a livello mondiale. E questa rappresentazione serve per le difficoltà, i problemi che ancora oggi comunque gli italiani incontrano quando sono all'estero, soprattutto quelli di nuova immigrazione, o come si dice oggi, di nuova mobilità. Se Caruso non fosse partito per il Metropolitan di New York, forse non sarebbe diventato, o forse sì, visto che era un talento comunque d'eccezione. E noi vorremmo che gli
italiani tornassero, i giovani italiani, arricchiti di quel patrimonio di competenze, conoscenze, anche linguistiche, di umanità, di affetti, di cultura che si acquisiscono all'estero, ma che reinvestissero in Italia, che ne ha bisogno, queste loro competenze. Perché a noi interessa non solo poi investire questi talenti in Italia, che ne ha bisogno, ma interessa anche promuovere un'immagine del nostro paese all'estero al passo dei tempi, che possa far conoscere ancora di più in tutto il mondo quello che noi chiamiamo il vivere all'italiana. Vivere all'italiana è qualcosa di diverso dalla italo-nostalgia, ecco, che ha sempre attraversato la rappresentazione dell'italiano all'estero. È più una italo-simpatia, è qualcosa che cerca di diffondere appunto il nostro modo di vivere, la nostra cultura, la nostra lingua, la nostra enogastronomia, i nostri luoghi nei paesi dove ci sono grandi collettività. Sono veramente gli alfieri dell'italianità nel mondo. Ben venga una figura come Caruso, che è paradigmatica di un modo diverso di rappresentare l'italiano all'estero, che è una figura di successo, che è veramente il testimonial più importante per tutte queste nostre realizzazioni. Grazie ancora per essere venuti. Possiamo dire che il turismo di ritorno, il turismo alle radici è un'opportunità forse più per l'Italia che per gli italiani all'estero? Sì, è importante che l'Italia possa far conoscere le sue bellezze turistiche, il suo patrimonio, non solamente agli stranieri, ma agli stessi italiani, agli stessi italo-discendenti. Quindi Caruso rappresenta in questo senso un testimone di quello che l'Italia ha da offrire anche per l'estero. E poi il turismo può diventare un'occasione di rinascita dei nostri borghi storici, di sostegno di quello che di più bello abbiamo da offrire. In questo momento c'è bisogno di rilancio del turismo, quindi il turismo di ritorno, il turismo delle radici, come lo chiamiamo noi, è sicuramente un veicolo. E chissà che così non possono anche tornare gli italiani che sono partiti per l'estero e per andare a lavorare e che riscoprano l'attrattività anche in termini proprio professionali del nostro paese. Venite a visitare la mostra su Caruso qui a Napoli, bellissima, il documentario su Caruso, e per italiani all'estero tornate in Italia in vacanza, è il posto più bello del mondo. Qui c'è un rapporto speciale con gli italiani di New York, gli italiani di Brooklyn, tra l'altro con la professoressa Muscio che ha realizzato questo documentario su Caruso, vorremmo venire all'Istituto di Cultura di New York a presentarlo. E adesso ci spostiamo in Argentina, al Mar del Plata, dove nei giorni scorsi è partito il progetto verso un turismo delle radici in Emilia-Romagna. Marina Gabrieli, vincitrice della borsa di ricerca per il progetto omonimo, si è recata da quelle parti per indagare sul sentimento di appartenenza degli emilio-romagnoli e loro discendenti e sulle loro aspettative o abitudini di viaggio nei luoghi delle origini. Nei suoi giorni a Mar del Plata, Marina ha seguito la presentazione del documentario El vestido de Dora di Maxi Manzo al Mar Museo, organizzata dal Consolato d'Italia a Mar del Plata con la presenza dell'ambasciatore d'Italia in Argentina. Buongiorno. Come sapete, l'Argentina è il paese al mondo dopo l'Italia che ospita la maggiore collettività italiana. 1.100.000 italiani residenti in Argentina, a cui si affiancano, secondo le previsioni, circa il 50% degli argentini di origine italiana. Per queste ragioni il progetto Turismo delle Radici in questo paese, in Argentina, assume un valore eccezionale, io direi unico, per la sua capacità di rinsaldare i legami tra questa collettività e le sue origini, la sua storia, che in grandissima parte è appunto una storia di emigrazione e di rapporti con il loro paese d'origine. Quindi fondamentale anche attraverso questo progetto consentire agli italo discendenti e agli italiani qui residenti, giovani e meno giovani, di riprendere contatto con il loro territorio d'origine, di riscoprirne le tradizioni, di riscoprirne la cultura, di riscoprirne la bellezza attraverso questo progetto, rilegandosi al territorio e ai borghi che rappresentano la ricchezza del nostro paese. Mi presento, sono Santo Purello, console d'Italia a Mar del Plata. Rivolgo il mio saluto al pubblico di Patrimonio Italiano TV e a tutti gli italiani che ci stanno ascoltando da ogni parte del pianeta. Oggi vi parlo di un'iniziativa realizzata qui a Mar del Plata sul tema del turismo delle radici.
e stiamo parlando del turismo dei discendenti italiani che sognano di ritornare nei luoghi d'origine, da cui sono partiti i loro avi, per poter riscoprire proprio le proprie origini, le proprie radici. La settimana passata, qui a Mar del Plata, presso l'Auditorium Museo Mar, in presenza dell'ambasciatore d'Italia a Buenos Aires, Fabrizio Lucentini, e di rappresentanti di Rais italiane, abbiamo presentato il documentario Il vestito de Dora, un documentario ideato dall'artista italo-argentino Maximiliano Manzo e realizzato con il contributo, tra gli altri, di questo consolato. Il documentario presenta la vicenda del suo ideatore, Maxi Manzo per l'appunto, che compie un viaggio alla ricerca della propria storia familiare e racconta i suoi movimenti tra il Mar del Plata, Buenos Aires e l'Italia alla riscoperta delle proprie radici, arricchendolo con le testimonianze dei propri avi e dei numerosi personaggi che incontra lungo il suo itinerario, anch'essi alla scoperta delle proprie radici. La presentazione è stata anche l'occasione per distribuire al grande pubblico i volumi della Guida alle radici italiane, messi a disposizione dal Ministero degli Affari Esteri italiano. La partecipazione è stata molto significativa e all'incontro hanno concorso autorità locali, rappresentanti istituzionali della collettività italiana e rappresentanti di associazioni italiane. Si è trattato di un'importante occasione per poter far conoscere alla collettività qui presente l'importante tema del turismo delle radici e credo possa rappresentare anche un esempio da replicare pure in altre sedi per la promozione di questa forma particolare di turismo. Grazie. Ciao amici di Patrimonio Italiano, siamo a Mar del Plata per questo weekend dedicato alle radici italiane, ai viaggi delle radici. Maxi Manzo, che è qui con noi, ha presentato il suo documentario Il vestito de Dora e oggi siamo nella granja Las Dos Marias di una bellissima famiglia emiliano-romagnola per un evento organizzato dall'Associazione Terra di Mar del Plata, di cui Marcello Carrara è il presidente. E siamo qui perché io sono venuta a presentare un progetto sul turismo delle radici in Emilia-Romagna, un progetto del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia dell'Università di Bologna e finanziato dalla Consulta degli Emiliano-Romagnoli. Maxi, vuoi dirci qualcosa? Ciao amici, abbiamo presentato il vestito di Dora al Museo Mar di Mar del Plata con la presenza dell'ambasciatore dell'Italia in Argentina, Fabrizio Lucchettini, anche del console di Mar del Plata, Santo Purello. Un evento pieno di emozioni perché questo documentario parla della mia storia, della mia ricerca sulle radici italiane, però anche la storia di tante persone che come me si sono trovati in questa ricerca delle origini italiane. Parla anche della musica popolare, delle tradizioni, del ponte che si sta creando tra l'Italia e l'Argentina e l'Italia e gli italiani all'estero attraverso le nuove generazioni. Quindi grazie e spero di poter portare questo progetto in Italia perché si è girato qui a Mar del Plata, a Buenos Aires, anche in Molise, Abruzzo e Puglia. È un progetto sostenuto dalla regione Abruzzo-Molise, Consolato d'Italia Mar del Plata, che conta anche col patrocinio del Ministero degli Affari Esteri. Benissimo, Maxi. Marcella, ci vuoi raccontare di questa giornata? Sì, anche importante e molto emotiva la giornata d'oggi qui, in questo stabilimento educativo, la fattoria, la granja Las Dos Marías, con una ventina di famiglie originarie dell'Emilia-Romagna, di tutte le province, che appartengono alla nostra associazione Nuove Generazioni Terra di Mar del Plata. Noi come associazione abbiamo un ponte, un stretto vincolo con la regione ovviamente e con tutto il territorio della città di Mar del Plata. Per questo motivo la tua presenza, Marina, grazie al contatto che hai avuto in campo con queste famiglie che hanno voglia, hanno tutta la passione di poter tornare ai loro paesi di origine e con tutto questo lavoro che state facendo, per noi è importante pianificare questi viaggi alle nostre radici, ai nostri paesi di origine. Per questo motivo, dopo una giornata molto bella, non solo di aneddote, di ricordi,
di canzoni, di buona gastronomia. Tutti abbiamo parlato della voglia che abbiamo come comunità di tornare in Italia e soprattutto ai nostri borghi nei prossimi mesi. Allora, grazie per la tua presenza, Marina. Grazie a voi. L'obiettivo di questa ricerca è quello, come dicevo, di indagare sul sentimento di appartenenza degli emiliano-romagnoli alla terra d'origine e sulle loro aspettative rispetto al viaggio in Italia e sui loro desideri rispetto al viaggio nella terra degli antenati. È stato un weekend veramente pieno di emozioni e belle sorprese. Vi ringrazio, amici di Mar del Plata, e un saluto a tutti gli amici di Patrimonio Italiano. E ringraziamo Fabrizio Lucentini, ambasciatore d'Italia a Buenos Aires, Santo Purello, console d'Italia a Mar del Plata, e Marina Gabrielli e tutti gli ospiti. E adesso parliamo di Comites. E per la rubrica La Voce dei Comites oggi ce ne andiamo in Brasile, dove incontriamo Sergio Della Guardia, partenopeo tra l'altro, segretario del Comitato di Italiani all'estero di Minas Gerais. Ciao Sergio! Ciao Luigi, ciao Mike, ciao Angie e un saluto a tutti i telespettatori di Patrimonio TV. Ciao Sergio! Partiamo subito con una presentazione del tuo gruppo Comites. Il nostro gruppo è formato da 12 consiglieri. E questo gruppo offre una gamma di competenze sorprendentemente vasta e infatti abbiamo avvocati, amministratori, artisti, linguisti, docenti, storici dell'immigrazione, sociologi e uno di tutto. E quindi certamente questa gamma di competenze sarà molto molto utile per le nostre attività. Un'altra grande fortuna che abbiamo è avere rappresentanti distribuiti su tutto il territorio di Minas Gerais. Minas Gerais, che è uno degli stati federali del Brasile con maggiore presenza di italianità, distribuito su tutto il territorio, non solo nella capitale. E avere una presenza distribuita su tutto il territorio, non solo nella capitale, è una cosa veramente molto molto importante. Anche questa ci aiuterà tantissimo a svolgere le nostre attività con più capillarità. Quali sono gli obiettivi nel breve e medio periodo? I nostri obiettivi di breve e medio termine sono principalmente collegati a riallacciare i contatti con le italianità presenti sul territorio. Uno dei progetti più importanti da questo punto di vista è il progetto Capillaridagi. Capillarità, appunto, per provare a raggiungere in modo dettagliato e profondo le tantissime realtà nascoste italiane di Minas Gerais. E certamente anch'io sarò in prima linea su questo fronte con il podcast Dimmi Tutto, un podcast che intende intervistare l'italiano comune qui di Minas Gerais per permettergli di presentarsi e magari contattare anche altri italiani o anche semplicemente raccontare la sua esperienza, la sua italianità. Altri progetti includono corsi di lingua italiana, creare rapporti con entità commerciali e anche provare a fare un ponte, no? Agevolare un poco i contatti fra il cittadino e le istituzioni. Sergio, com'è la situazione nella vostra città? Beh, qui, benché il tasso di vaccinazione sia molto alto e benché le statistiche sanitarie siano molto incoraggianti, le persone per fortuna continuano a stare sulla difensiva. E perfino il nostro famoso carnevale è stato ridimensionato opportunamente, questo la dice lunga. E per quanto riguarda la comunità italiana, con grande allegria e speranza posso dire che finalmente il grande pubblico italiano inizia a percepire in modo appunto territorialmente più vasto il Comites, l'utilità, l'esistenza del Comites. E questo grazie alle ultime elezioni che sono state molto intense, molto vissute. E certamente questo promette anni di grandi iniziative e conquiste per tutta la comunità italiana di Minas Gerais. Perfetto, grazie mille di essere stato con noi Sergio e ti diamo appuntamento in una delle prossime puntate. Grazie, grazie a voi e buona giornata. Ricordiamo a tutti i Comites che è possibile intervenire in trasmissione contattandoci alla mail redazione@patrimonioitalianotv.com. Esatto Angie, ringraziamo ovviamente
tutti i comites che sono intervenuti fino adesso e quelli che interverranno. E adesso spazio al notiziario del NIAF. Diamo il benvenuto qui nel nostro studio virtuale remoto, direttamente da Washington, a Gabriella Mileti, Director of Special Programs della National Italian American Foundation. Ciao Gabriella! Grazie ragazzi e un caro saluto ai telespettatori di Patrimonio TV. Ciao e benvenuti, I'm Gabriella Mileti and this is NIAF News, brought to you by the National Italian American Foundation. The NIAF Arizona Regional Gala will take place this weekend on March 19th at the iconic Arizona Biltmore in Phoenix, Arizona. We'll be honoring NIAF Chairman Emeritus Jerry Colangelo, as well as Ralph Marchetta, Senior Vice President and General Manager of the Footprint Center for the Phoenix Suns, and Chris Bianco, owner of Pizzeria Bianco. NIAF is proud to announce that our New York Gala on April 22nd is completely sold out. The annual gala will take place at the legendary Cipriani 42nd Street in Midtown Manhattan. This will be the first time NIAF celebrates in New York since 2019. And bidding is now open for your chance to win a once-in-a-lifetime guided tour of the world-renowned Teatro alla Scala Opera House in Milan, Italy. NIAF has teamed up with Charity Stars to bring you this exclusive offer, which includes a four-night stay at the luxurious Grand Hotel di Milan in the heart of the fashion capital. Bid now through March 28th. More information on the NIAF website. And the first Made in Italy Expo is coming to Los Angeles, March 24th through the 27th. The next expo will take place at Crafted at the Port of LA in San Pedro and feature more than 50 exhibitors from Italy. The expo will then be followed by the Next Foundation's Black Tie Gala Dinner on Friday, March 25th at the Ovation Center in Long Beach. Learn more at nextexpo.com and nextfoundation.org. That's all for now, but be sure to check us out on all of our social media channels for the latest. See you next time. Ciao for now. Grazie mille Gabriella, fantastica vero Mike Gabriella? Assolutamente, sempre un piacere e un onore avere lei e il NIAF qui ospiti nel nostro studio. Ricordiamo che il prossimo appuntamento col NIAF sarà tra due settimane, sempre ovviamente con le news di Gabriella. E ora spazio alla cucina. Intanto diamo il benvenuto al nostro ospite che troveremo nella scrivania posta nell'ala ovest, Mike, del nostro studio virtual remoto. Sto parlando di Anita Taglialatela da Oslo, anche lei napoletana. Ciao Anita! Ciao Anita! Ciao Anita e benvenuta a Patrimonio Italiano TV! Ciao Angie! Ciao Mike! Ciao Luigi! Anita, sei partita da Napoli dove facevi l'avvocato e hai aperto un laboratorio di pasticceria a Oslo, portando avanti la tradizione della tua famiglia. Perché questa scelta di cambiare vita? Sì, è stata una scelta che ha completamente stravolto la mia vita. In realtà è nato tutto da un evento di delusione, la mia delusione rispetto alla giustizia italiana. Però rispetto a questo evento, diciamo così, negativo, ho reagito facendo quello che poi era in cuor mio già da tanto tempo, perché erano già diversi anni che io pensavo prima o poi di trasferirmi in uno dei paesi del nord Europa. Poi ho visitato la Norvegia, Oslo in particolare, per turismo e ho capito che doveva essere Oslo perché ho sentito un istinto verso questi luoghi. Questo quindi che avevo in cuor mio già da un po' di tempo, più la disillusione rispetto alla giustizia italiana, mi ha indotto a tornare un po' alle mie origini in quanto all'attività, perché la mia è una famiglia di pasticceri da quattro generazioni, e al tempo stesso poi trasferirmi qui in Norvegia, che era il desiderio che comunque avevo già da tanto tempo. E non ci ho pensato due volte, nel senso che ho sentito che istintivamente doveva essere così, ho organizzato la mia vita perché questo avvenisse. Ci ho messo due anni per lasciare tutto quello che avevo a Napoli e con ordine, e poi ho fatto effettivamente il grande passo. Com'è la situazione culinaria in Norvegia?
Beh, la situazione culinaria in Norvegia di per sé è abbastanza semplice, perché qui la cucina è basata su elementi veramente essenziali: carne, pesce, verdure cotte, e anche la stessa pasticceria è estremamente semplice, sono più prodotti da forno che una pasticceria più raffinata come forse la intendiamo noi. Però è anche vero che i norvegesi sono molto curiosi e sono molto aperti a nuove conoscenze, e infatti anche la presenza di molti stranieri sta favorendo il diffondersi di nuove culture culinarie, e quindi arrivano ingredienti e materie prime che magari un tempo non c'erano, e gli stessi norvegesi effettivamente stanno imparando ad utilizzarle, anche perché sono molto curiosi rispetto proprio alla cucina, tant'è che frequentano molto spesso corsi e si divertono tantissimo sotto questo aspetto. E la comunità italiana? Quanta Italia c'è in Norvegia? Sì, certamente, conosco moltissimi italiani. Gli italiani sono stati i primi a rivolgersi a me quando io ho cominciato a lavorare qui. E, peraltro, la cosa molto bella che avviene è che io spesso faccio delle consegne collettive e do un orario in un giorno prestabilito a tutti coloro che mi hanno chiesto, insomma, la produzione di alcuni dolci, e quindi ci riuniamo tutti nello stesso momento per la consegna e la distribuzione delle mie produzioni. E questo è bello perché ci dà comunque modo di conoscerci, anche tra di loro si conoscono, e spesso sono nate delle amicizie proprio conseguenti a queste mie consegne, essenzialmente, che non sono mai solo consegne, ma ci tratteniamo molto spesso a chiacchierare, a conoscerci. Collabori anche con l'ambasciata, giusto? Sì, ho lavorato diverse volte con l'ambasciata, e è stato sempre molto bello perché ho avuto l'opportunità di insomma, portare i miei prodotti ad un livello molto alto, e questo mi ha dato tantissima soddisfazione. Peraltro con l'ambasciatore d'Italia a Oslo c'è un, diciamo così, un dettaglio, una particolarità che caratterizza il nostro rapporto. Io l'ho conosciuto qui in Norvegia, non l'avevo mai incontrato prima, però effettivamente lui è napoletano ed è nato e cresciuto proprio nella stessa strada in cui i miei genitori e i miei nonni, prima ancora di loro, avevano la loro pasticceria. E lui racconta infatti che quando era bambino passava dalla pasticceria dei miei genitori per comprare la merenda che poi metteva nel suo panierino e che consumava a scuola. È un racconto molto tenero questo. E ho avuto molte opportunità di lavorare, insomma, insieme a loro, e una volta addirittura ho fatto anche un corso di cucina per i diplomatici presenti a Oslo, e ovviamente come dessert ho insegnato loro a fare il diplomatico, una torta difficilissima, a dire la verità, non proprio tra le più semplici, però se la sono cavata molto bene. Anita, ci racconti qualche aneddoto? Sì, sono molto contenta di questa domanda, perché in effetti proprio negli ultimi giorni si è verificato qualcosa di molto molto bello. Avevo letto la notizia di Vincenzo, che ha compiuto in questi giorni proprio 100 anni, infatti lui è l'italiano più longevo di Norvegia, a quanto pare. E peraltro non è semplicemente italiano, è napoletano, e io mi sono sentita di voler partecipare a questo evento di festa, a questo compleanno così speciale, quindi ho cominciato a cercare informazioni su di lui e sono riuscita a trovare il figlio. Gli ho consegnato un dolce speciale, cioè delle delizie al limone, e, speciale perché poi ho saputo che Vincenzo è stato tanto tempo in Italia a Vico Equense, quindi un dolce appropriatissimo per lui. Da questa esperienza è nato anche un libro, vero? Sì, da questa esperienza è nato un libro meraviglioso che ha un oggetto abbastanza vario, non saprei in realtà definire il genere, perché è sui generis essenzialmente. È un libro di ricette, ma è qualcosa anche di ulteriore, è un confronto tra queste due culture, italiana e norvegese, perché racconta la storia di Harald, un mio amico molto speciale, norvegese, che viene a Napoli per fare un corso di cucina, e quindi le nostre culture si confrontano continuamente. Eri mai stata in uno studio virtual remoto come il nostro? No, non ero mai stata in uno studio del genere, mi sembra quasi di essere sulla nave stellare Enterprise. Sappiamo che vivi in una barca a vela c'è anche un aneddoto legato proprio alla napoletanità. Ce lo racconti? Sì, vivo in barca a vela, peraltro una barca a vela molto speciale perché batte bandiera norvegese, ma si chiama Partenope, ovviamente. Sì, diciamo che la vita napoletana è molto avvertita anche dai miei vicini di barca della Marina, perché in primo luogo hanno imparato ormai tutta la discografia di Pino Daniele, per come ascolto la musica.
E poi, diciamo, sì, c'è un po' un aneddoto speciale da raccontare a proposito dei rapporti di vicinato che ci sono qui in Norvegia, perché noi a Napoli abbiamo l'abitudine di condividere moltissimo, cosa che forse qui manca un po'. I norvegesi sono molto discreti, a differenza dei neonapoletani. E quando io a volte ho preparato delle pietanze speciali in barca nella mia casa, diciamo così, ho avuto il piacere di portare ai miei vicini di barca degli assaggi. E la cosa particolare è che in realtà loro poi mi rispondevano che avevano accettato, insomma, con piacere, ma tutti mi dicevano sì sì, poi lo comprerò. E io però rimanevo male di questo, perché ho cercato di fare capire loro che la mia non era una promozione della mia attività imprenditoriale, ma era un modo di essere napoletano. A Napoli, se non lo faccio io quando cucino qualcosa, è il mio vicino di casa a bussare alla mia porta perché sente il profumo e vuole sapere che cosa sto facendo e lo vuole assaggiare. Quindi all'inizio loro questo non lo capivano, ma poi effettivamente adesso sono sempre contenti quando vado a bussare alla porticina della loro barca. Ciao Anita e grazie per essere stata qui con noi. È stato un grande piacere anche per me e saluto tutti gli spettatori con un saluto speciale a questo punto, visto il contesto in cui ci troviamo, un po' di fantascienza. Lunga vita e prosperità. Benissimo, e adesso ragazzi ce ne andiamo al cinema. Miami, siamo in Florida, dal 25 al 29 di marzo si terrà la 18ª edizione del Cinema Italy. Ne parliamo con il suo fondatore Claudio Di Persia. Ciao Claudio! Ciao Mike, ciao Luigi, ciao Angie, qui da Miami con voi. Avanti con le domande. Claudio, come è nato questo festival? Beh, dopo 25 anni di lavoro in televisione e cinema qui negli Stati Uniti, è arrivato un punto nel quale ero stanco e volevo soltanto fare una cosa che fosse culturale, e per cui ho aperto un'organizzazione senza fini di lucro. Siamo tutti volontari, 20 anni fa, e da lì abbiamo cominciato con il festival a Miami e un festival a Acapulco, Messico. Dopo 5 anni a Acapulco ci siamo resi conto che quella era soltanto un'azione politica da parte del governo messicano, e per cui l'abbiamo un attimo messo in freezer e abbiamo aperto invece Atlanta, dove c'era un grosso pubblico che era interessato ai nostri film. La nostra cinematografia, purtroppo, anche se ha vinto più Oscar che qualsiasi altra cinematografia del mondo, non è distribuita nelle sale negli Stati Uniti, e per cui c'era un buco che noi abbiamo cercato di riempire. Gli spettatori non sono solo italiani, giusto? Questa è una domanda interessante. In realtà, ti racconto un aneddoto rapido. Noi ci rendiamo conto del nostro pubblico che non parla italiano, perché nelle commedie ridono sui sottotitoli, cioè una prima risata di quelli che capiscono l'italiano, seguita da una risata su quelli che hanno appena finito di leggere il sottotitolo. E il nostro pubblico è gente innamorata del cinema italiano, gente innamorata dell'Italia, gente che apprezza il nostro stile, il nostro cibo, tutte le cose che noi facciamo incredibilmente bene. E per cui sicuramente il popolo, la gente che nei nostri mercati è italiana, viene al cinema, perché comunque, se vogliono vedere cinema italiano moderno, noi siamo l'unica via d'uscita al cinema, noi siamo l'unica via d'uscita, l'unica organizzazione che porta cinema italiano moderno, contemporaneo, nelle sale. Però noi in realtà siamo molto interessati anche a attirare quelli che non sono italiani, che sono semplicemente innamorati dell'Italia, innamorati del nostro cinema. E per cui ti direi che tante volte, come ti dicevo sulla commedia, ti rendi conto che magari il 50% della gente in sala non parla italiano. Perché un festival italiano proprio in città, proprio come Miami ed Atlanta? Miami era una scelta naturale. Io sono venuto a Miami a vivere qua il 6 agosto del 1980. Sì, lo so, sono vecchio. Però in realtà era un posto dove c'era già un festival del cinema italiano tanti anni fa, poi è stato cancellato per qualche ragione e si era creato questo buco. Io ho pensato che era un'opportunità per ridare qualcosa alla comunità, per ridare qualcosa all'industria che fosse culturale, non necessariamente commerciale, e per cui ho aperto questa organizzazione a Miami. Atlanta in realtà ci ha chiamato un'università d'Atlanta, ci ha chiesto se potevamo fare la stessa cosa che facevamo a Miami anche da loro. E così è nata là, dopodiché si è sviluppata. Adesso stiamo per fare la 15ª edizione, adesso a maggio, a Miami la 18ª, per cui insomma sono mercati molto stabiliti nei quali già facciamo questo da tanto tempo.
Un saluto ai telespettatori di Patrimonio Italiano TV. Vi ringrazio infinitamente per avermi dato l'opportunità di stare con voi e con il pubblico di Patrimonio TV, al quale mando un caloroso saluto. Spero che in qualche momento anche voi verrete qui a Miami o ad Atlanta a vedere quello che facciamo. E vi mando un abbraccio sincero e spero di rivederci presto. Grazie mille, Claudio! E ora, musica! Ragazzi, ora ci facciamo un bel viaggetto e ce ne andiamo in Africa, esattamente in Kenya, a Malindi. Meglio ancora, Angie, possiamo dire che è Malindi che verrà qui da noi. Esatto, perché ci ha raggiunto da remoto nel nostro avveniristico auditorium virtuale che per questa trasmissione, per questa edizione del TG, intitoleremo a Enrico Caruso, il musicista Paolo Palmitessa, un amico, un vecchio amico di Patrimonio TV. Ciao Paolo e ben ritrovato qui da noi. Ciao Mike, ciao Luigi, ciao Angie. Allora Paolo, parliamo di International Jazz Day. Anche a Malindi, in Kenya, dove risiedi, si sono tenuti alcuni importanti eventi. Sì, molto volentieri. Questo è il nostro fiore all'occhiello della nostra Pro Guitar Academy Music Promotion, che gestisco io insieme a mia moglie Sofia, che cura tutta la parte ovviamente amministrativa, commerciale e pubblicitaria, di organizzazione, insomma tutta la parte che non è strettamente tecnicamente musicale è curata da lei in maniera, devo dire, ineccepibile. Questo è un evento dell'UNESCO, un evento molto importante, voluto dal grande Herbie Hancock, che ci ha incaricato ormai anni fa di promuovere questo International Jazz Day in Kenya. Noi sono diversi anni che lo facciamo, sempre con il supporto della famiglia Rosso, proprietaria di alcune strutture importanti qui a Malindi e non solo, e ci hanno appunto ospitato al Tropical Village, che è una struttura veramente incredibile, meravigliosa, con una conference center di grandissimo livello, a livello mondiale, insomma non solo per essere qui. Altri invece sono in programma. Il 25 marzo si terrà la Jazz Evening al Billionaire. Certo Angie, corretto. Noi adesso abbiamo un impegno il 25 di questo mese, di marzo, e siamo contenti di iniziare questa collaborazione tra loro, che sono appunto maestri professionisti di alcuni aspetti, specialmente della parte appunto della struttura turistica, insomma di ristorazione e quant'altro, e noi come appunto musicisti, scuola di musica, promozione musicale e tutto quanto. Sarà un bel evento di jazz fusion, funky, rhythm and blues, che farò, eseguirò sempre, io suonerò con Stefano Cosimetti, con Werner Bücher, Denise Runge canterà alcuni brani e sempre ovviamente c'è la nostra Sofia che ci organizza e ci segue in tutto e per tutto. Paolo, sei con noi nel nostro avveniristico studio virtual remoto. Ti era mai capitato di suonare in uno studio come questo a distanza? Mike, beh no, in uno studio televisivo no, così avveniristico no, però sì, a distanza facciamo praticamente tutto ormai, no? Dai masterclass alle lezioni individuali, ai concerti e tantissime altre attività, certo. Benissimo Paolo, e adesso per non farci mancare proprio nulla, ci farai anche ascoltare qualcosa. Certamente, volentieri. Eseguirò una parte degli Aironi, un brano da me composto tantissimi anni fa, e parte di un CD che eseguo abbastanza spesso, sia in versione acustica che in versione elettrica, lavoriamo anche al Billionaire venerdì, e volentieri.
rivederci a prestissimo, sempre ovviamente nel nostro auditorium. Ma grazie a voi, veramente grazie tante per questa trasmissione meravigliosa che dà la possibilità agli italiani che sono all'estero, che vivono all'estero, anche da tanti anni come me, di comunque poter avere una finestra nel proprio paese per appunto raccontare quello che noi facciamo. Cioè, ci sono tante persone che fanno tante cose molto interessanti. Grazie ancora a voi e complimenti, veramente davvero tanti complimenti, specialmente a Mike che è il mio riferimento ormai da tanti anni, ma in questa occasione ho avuto appunto il piacere di conoscere Angie e Luigi. Grazie a voi e arrivederci alla prossima, a disposizione. Beh ragazzi, siamo in chiusura, direi che in questa puntata veramente non ci è mancato proprio nulla, no? Direi di no, Mike. Abbiamo avuto persino una meravigliosa esibizione qui in studio. Il nostro auditorium virtual remoto cambierà sicuramente il modo di fare televisione. E Mike, diamo un'anticipazione che abbiamo quasi definito il nome da dargli? O aspettiamo ancora qualche puntata? Aspettiamo ancora qualche puntata. Però scusami, Gigi, non ero io a fare i voli pindarici? Vabbè. Ti devo dire, Mike, ecco, suggeriamo questo piccolo siparietto. Noi solitamente subito dopo le puntate abbiamo sempre i picchi di entusiasmo da parte di Mike e io che cerco di frenarlo. Da quando stiamo avendo veramente degli scontri notevoli da parte un po' di tutti, dalle istituzioni ai nostri telespettatori, a voi telespettatori che siete ovviamente il nostro termometro più importante, a volte sono io che esagero, sono io che diciamo che devo, è Mike che deve mettere a freno il mio entusiasmo. Infatti, però ovviamente infatti. Questo credo che traspare soprattutto dalla partecipazione un po' di tutti gli ospiti, infatti voglio ringraziarli perché vediamo stesso al termine delle puntate, di ogni puntata c'è sempre grande divertimento da parte nostra e anche da parte degli ospiti. Infatti Mike, secondo me qualche volta dovremmo far vedere anche fuori onda. Esatto, no, ma infatti sveliamo quest'altro piccolo particolare, poi pubblicheremo tutto magari sui social. L'amica Anita Taglialatela, che appunto era con noi nel nostro studio, ci ha inviato anche un po' di immagini carine di, tra virgolette, papere, perché non è proprio semplice registrare come noi facciamo questo innovativo telegiornale, e quindi vi faremo vedere un po' di tutto, anche i fuori onda, che forse sono la parte più divertente di questo lavoro, che lo ripetiamo, noi facciamo con grandissima passione settimana dopo settimana e soprattutto con grandissima dedizione. E il fatto che appunto io da Roma, Gigi da Napoli ed Angie da New York ogni settimana siamo qui per raccontarvi e per farvi raccontare, perché poi siete voi i protagonisti italiani nel mondo, la nostra bella Italia appunto da ogni parte del globo, insomma credo che traspaia poi tutto questo dal nostro patrimonio show. E dopo averci seguito per queste 2 ore e 48 minuti senza interruzioni, vi diamo la buonanotte. No, devi prima dire come si chiama il libro. Il libro si chiama Napoli, Partenope, Napoli, vabbè, sì. Forse Partenope, Damose, da me, preparami la pastiera. Invece che sono io, che ho fatto stavolta? Benissimo, e adesso ragazzi ce ne andiamo al cinema. Perché non siamo noi il cinema? Lo vogliamo dire? Dopo che riapriamo? Io direi però di chiuderla qui perché altrimenti esagereremmo un po' troppo. E allora... È vero. Facciamo fare la chiusura ad Angie così noi siamo tranquilli e chiudiamo e salutiamo tutti. Ok, ora tocca a me. Allora, un grazie speciale a tutti voi e chiudiamo questa bellissima puntata del Patrimonio Italiano Show e alla prossima!